Ciao a tutti e bentornati sul canale. Sono appena rientrata da fare la spesa. Sto morendo di caldo. Ho messo un vestitino perché non mi va più bene niente. Non ce la faccio più. Va bene, allora, video spesa, cosa ho preso? Tanto per dire, col caldo, banane, carote, che le altre che avevo fatto vedere l'altra volta le ho fatte alla Giuliana alla fine. Dell'affettato da fare fresco per loro, per gli uomini di casa, ho preso della birresaola fior fiore, del lombo stagionato, il lombo era in offerta. Poi una fetta d'anguria per me, perché a furia di comprare l'anguria intera, che poi mangiavo solo io, mi sono stufata di comprare l'anguria intera. Un melone, due ne veramente ne ho presi, però l'altro sarà in un'altra borsa. Poi pesce, ho preso la sardina per il marito. No, la sardina no, non è per il marito, le alici sarebbero state per il marito. Invece la sardina è quella che faccio impanata con il pan grattato, quello della Lidl, e quella è per tutti noi. Dei kiwi, 4 proprio il numero. 3 pasta sfoglia per fare varie ed eventuali. Scusate, dopo non ho più posto. E arriviamo ancora più freschi, perché a questo caldo solo fresco. Poi, grazie a Caterina dell'Idea, del canale Sontina F, era un po' che non li compravo, mi hai fatto venire voglia, e quindi affettato di mare, ne ho presi ben 3, e poi anche questi, i surimi, 2, i della linea Coraia. Poi erano in promozione i bastoncini, gli spiedini di pesce, questi quali faccio stasera, sono 3, uno per uno, così siamo a posto. E poi mio marito aveva comprato questa, la rubiola, buonissima, non me la ricordavo, così buona questa qua. Allora ne ho prese 3, cioè col caldo, va bene, andiamo di roba fresca. Le ciliegie durone, queste qua, che chiamano, le chiamano varietà ferrovia. Mi spiegate cosa significa questa varietà ferrovia? Perché nella mia immaginazione, fin da piccola, io ho sempre immaginato che fossero quelle che crescevano sulla ferrovia, vicino alla ferrovia. Vi spiego anche perché ho fatto questo collegamento da bambina. Mio nonno era ferroviere, ha costruito la propria casa vicino a una ferrovia e aveva la pianta di ciliegie, che più o meno assomigliavano a quelle. Quindi quando con mia mamma andavamo a fare la spesa e vedevo le ciliegie ferrovia, io pensavo che fossero tipo quelle di mio nonno. Probabilmente è una varietà, si chiama così, però io da piccolino ho fatto queste associazioni qua mentali che faccio solo io. Susine, quelle nere, erano belle grossine, le ho prese grossine così. Se sono mature al punto giusto sono anche buone. Pesche ancora, polpa gialla e l'altro melone. Ok, questo qua il melone lo pacco io. Forse anche un po' mio figlio, ma mio marito no. Oh, bottiglie c'erano. Questo qua tolgo, se no sgorga doccia, perché noi avevamo chiamato l'impresa per spurgare tutto, è tutto a posto, tutto, però non so se la doccia, proprio vera e propria doccia, la usano solo i figli, non so cosa ci hanno buttato dentro, perché aprono i bagnoschiuma, gli shampoo, e poi perdono il tappino. Secondo me c'è finito dentro un tappino o qualcosa, non riesco ad andare a recuperarlo. Ho già provato anche con la pompetta a cercare di tirar su, non si sposta niente, va giù pianissimo. Quindi loro si fanno la doccia, escono i pargoli, se ne vanno, l'acqua sul fondo sporca del loro shampoo, di quello che perdono, se si fanno i peletti, tutte quelle cose lì, mi rimane sul fondo della doccia. Che è un bello schifo, sinceramente, a me, poi io mi metto lì, gratto, faccio, disfo, però, cioè, adesso vorrei anche far sì che quando scende, scende tutto corretto. Allora ho preso questo per vedere di ovviare all'eventuale idraulico, se riusciamo con quello a sgorgarla, in modo tale che scenda contemporaneamente alla discesa dell'acqua. La mia solita candeggina, olive nere, che le ho finite, perché ho fatto sia il pane, che vedrete più avanti, ho fatto il pane con le olive e poi ho fatto la pasta fresca, la pasta sì, e 2 spume, non
so, ve l'avevo già detto, io non, le spume le avevo sentite solo quando avevo lavorato al bar, da piccola non me le ricordo, quindi mi è venuta sta fissa delle spume. E allora, cornetti, questi se no li faccio tutti, io li lesso 2 minuti in acqua salata, li lascio raffreddare e li surgelo, puliti, lessati 2 minuti in acqua bollente, tolti, fatti raffreddare, me surgelati, e poi dovranno andare alla ricottura. L'avevo letto su YouTube per conservare la verdura, che si poteva fare così. Polenta, sì, lo so, voi direte, ma col caldo a te viene in mente di fare la polenta? Io adoro la polenta, non mi interessa la temperatura che c'è fuori. Tanto quando la mangi poi è tiepida, fredda, la puoi mangiare anche fredda. Questa qua si cuoce proprio ogni anche 8 minuti, voglio dire, qua c'è scritto, sì, 8 minuti, la metti, si dovrebbe essere 8 minuti, adesso che ve lo dico non lo vedo, c'è scritto pochi minuti, però normalmente faccio andare 8, super di quando sento che è buona però. Latte uno solo mi sembra che ne ho preso perché ne avevamo, ancora caffè perché ne sto avendo poco quindi ne compro solo uno. 2 di farina, sempre per avere la scorta, la farina zero, anche se adesso per qualche giorno sono a posto sia col pane, perché poi vedrete la ricetta, ho fatto il pane alle olive e il pane all'uvetta, Caterina, c'ho il pane all'uvetta, prossime ricettine c'è il pane all'uvetta. E patate, che non le avevo prese, devo ancora decidere come farle, ma penso lesse con prezzemolo e aglio. E un cospo di lattuga, questa volta quella romana. Poi poi io ho preso carta igienica solita della Coop, il mio Logica cervellamente, 2 candeline alla citronella per le prossimamente zanzare, un ricambio per il bagno, questo qua è quello della Sutter che viene bella, bella schiumetta che a me piace, la mia lista della spesa, e poi qua dentro io ho preso delle cosine qua dentro, ma non ve le faccio, sono casine di cartoleria, le ho sempre prese lì alla Coop, io non ve le faccio vedere, sono delle cosine di cartoleria perché sabato vedrete un video che sarà un'anteprima. E vabbè, e queste cosine sono per quando farò il video dopo l'anteprima, non l'ho ancora fatto. Sabato vi vedete l'anteprima del video e poi capirete cosa c'è in questo cartone, che poi tengo il cartone per la raccolta della carta che abbiamo. Ovviamente spesa la coppa, prendo la borsa, no, non la borsa perché le avevo già tirate fuori. Non potevano mancare le 2 sorpresine. Perché comprando prodotti Coop, vi ho già detto, ogni 10 euro di prodotti Coop si ha diritto a. E abbiamo il barattolino del cibo dei gatti. Adesso mi dovete. Eccolo. Bene, e dentro qua c'è il codice. Quelli dell'altra volta di codici non so dove li ho messi. Vediamo. E poi in questo qua c'è il riso Carnaroli, che ce l'ho, anche questo ce l'ho fuori. C'ho il riso. Ok, va bene. E con questo è tutto, vi ringrazio per aver guardato il video. Buona giornata a tutti, ciao!